Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pace di Cristo sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Prepariamoci ad iniziare questo nostro pellegrinaggio con Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, che la nostra Chiesa diocesana di Crotone Santa Severina venera come la Madonna di Capocolonna, sua diletta patrona. Come Maria, prima cristiana, perché prima ad accogliere Cristo nella sua vita, ha scoperto che nel camminare si concretizza visibilmente la risposta alla chiamata di Dio, così anche noi, in questo giorno, facciamo nostro in Maria il senso vero del pellegrinaggio. Cammino verso la luce della fede, per poter proclamare con il profeta Isaia il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Camminare con Maria significa accorgersi che nella vita non si è soli, ma in compagnia di una madre che tiene accesa in noi la luce della fede in Cristo suo Figlio. E poiché tutti abbiamo un'unica madre, ci sentiremo fratelli e sorelle, non una folla distratta e dispersa, ma un popolo in cammino e in preghiera. E ora ascoltiamo la parola di Dio. Nella consapevolezza di essere un popolo in un cammino esodale, e vogliamo come Maria lasciarci mettere in moto dai progetti di Dio, dalla sua volontà. Invito tutti a vivere questo pellegrinaggio nel raccoglimento della preghiera, portando al Signore attraverso l'intercessione di Maria non solo i nostri voti, i nostri desideri, le nostre attese, ma anche quelle del mondo intero. Invito tutti a pregare per il dono della pace. Invito tutti a pregare per la nostra gente, soprattutto per i poveri, per i disperati. A Maria Santissima, Madre della Speranza, chiediamo la grazia di ritrovare in Gesù la strada della nostra vita, il significato della nostra esistenza. Amen. Invochiamo con fede Dio, principio e fine di tutte le strade. Guida. Ripetiamo insieme. Guida, Signore, il nostro cammino. Guida, Signore, il nostro cammino. Padre Santo, che al tuo popolo pellegrinante nel deserto ti offristi come luce e guida, veglia sui nostri passi perché liberi da ogni pericolo possiamo arrivare alla meta e tornare bene alle nostre case. Guida, Signore, il nostro tu ci hai dato il tuo unico figlio come via per giungere a te. Fa che lo serviamo sempre con fedeltà e perseveranza. Guida, Signore, il nostro tu, in Maria sempre vergine, ci hai donato l'immagine e il modello della sequela di Cristo. Fa che guardando a lei camminiamo in perenne unità e vita. Guida, Signore, il nostro cammino. Tu sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi
a chi ti ama. Grazie a Dio.
annunziare il tuo amore. È bello annunziare la tua fedeltà lungo la notte. È bello annunziare la tua fedeltà lungo la notte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Anna bella, sei tu la stella del nostro mare. Sei tu la stella del nostro cuore, capo colonna, d'offre il suo nome, capo colonna sacro. Care nubile a noi, dal tipe altare di farmi d'amore, capo colonna sacro. Thank you.
Diamo alla Madonna le anime dei nostri fratelli e sorelle defunti che riposano in questo cimitero. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. La Madonna che ha condiviso la passione del suo figlio Gesù fino a vederlo morire sulla croce è stata anche testimone gioiosa e orante della sua risurrezione presso la Chiesa nascente. Oggi, in questa sosta al cimitero, la Madonna di Capocolonna ricorda a tutti noi quello che disse un giorno Gesù, che Dio non è Dio dei morti, ma è dei viventi. La risurrezione è la certezza fondamentale della nostra fede. Cristo Gesù è risorto, sta alla destra del Padre e prega sempre per noi. Noi tutti con Lui risorgeremo. Sei morto!